il luogo tra quelli più a rischio di essere modificato per sempre da frane ed erosione marina. La giornata di monitoraggio guidata dall'Università di Cagliari non a caso parte da Capo Sant'Elia. Per affrontare questa tipologia di problemi, la prima fase è la corretta conoscenza delle dinamiche in gioco e la corretta comprensione anche di come si potrà intervenire poi nel territorio. La roccia che crolla in mare, la spiaggia che scompare, Cagliari, Alghero, La Gallura, Villa Simius, Carloforte, la Costa Verde, i luoghi che esperti e studenti di Università di Cagliari e Regione Sardegna studieranno, quelli più emblematici della Sardegna che, battuta da onde e vento, forse a causa dei cambiamenti climatici, rischia di modificarsi più velocemente. Fatto di rassegnarsi o di fare degli interventi, sicuramente in certe condizioni possono essere fatti degli interventi per mettere in sicurezza, per continuare a mantenere fruibili gli arenili. Falesie instabili, quelle della costa dei Toni Bianchi ed Ocra di Cagliari, messa a rischio anche da 2000 anni di sfruttamento delle zone di cava. Quello che andiamo a verificare noi è quale tipo di fratturazione c'è, che caratteristiche ha, e quindi andare a verificare anche in laboratorio quelle che sono le caratteristiche di resistenza di questi materiali. Intervenire è un obbligo nei luoghi dove la costa è più frequentata, studiare la roccia premessa per decidere gli interventi. Anche prevedere un intervento, per esempio di difesa costiera, una scogliera radente, un pennello, richiede uno studio modellistico che ci dirà come reagisce la costa all'inserimento di un'opera di questo tipo. Rilevamenti col drone e mappatura dei fondali col sonar. Il gruppo di lavoro sardo, nel corso di 3 anni, si confronterà con i colleghi di Toscana, Corsica e Provenza, regioni con emergenze simili che cercano soluzioni comuni.